La storia della scherma ad Arezzo ci riporta indietro negli anni fino ad arrivare al 1949, quando il maestro Mario Bonelli, abbandonando l'attività agonistica, decise di dedicarsi all'insegnamento di questa pratica sportiva. Nacque così il Circolo Schermistico Aretino, attualmente affidato alla guida del maestro Alessandro Nespoli, che con l'aiuto di 4 istruttori nazionali si occupa di un gruppo di circa 70 schermitori. Grande l'attenzione nei confronti degli atleti più giovani, impegnati in differenti competizioni a livello nazionale, come ad esempio la categoria Under 14, che partecipa a tutte le attività agonistiche a livello federale, con prove regionali ed interregionali, gare di Grand Prix e campionato italiano. La preparazione atletica prevista per la scherma è molto simile a quella del pugilato. Agli schermidori serve infatti velocità, potenza e rapidità nei cambi di direzione con le gambe. 5. Gli allenamenti durante la settimana per sviluppare e mantenere la forma fisica necessaria allo schermitore, alternando nelle differenti sessioni, lezioni, assalti e palestra propedeutica per l'attività schermistica. Altrettanto importante è la componente psicologica. Le gare di scherma, infatti, possono durare molto ed essere spalmate nell'arco di un'intera giornata. Per questo controllare la tensione spesso risulta decisivo. Inoltre, a differenza di altri sport, il maestro può gestire la tattica anche durante l'assalto, cioè mentre avviene l'incontro, sostenendo e supportando così il proprio atleta. Ma quali sono gli elementi principali che costituiscono l'attrezzatura necessaria ad uno schermitore, nello specifico per chi pratica il fioretto? L'abbigliamento dello schermitore parte da una base che è la nostra divisa bianca, ovviamente, che è di un materiale piuttosto resistente dal momento in cui usiamo armi che sono vere, quindi in base all'età la divisa ha delle resistenze diverse, nel loro caso è una divisa che resiste 350 newton. In questo caso Camilla, che è una fiorettista, indossa anche un giubbetto elettrico, che è questa parte che vediamo argentata, che delimita il bersaglio valido del fioretto. Quindi nel fioretto abbiamo il bersaglio valido, che è il tronco davanti e anche nella parte dietro. La nostra maschera, che ha anche una parte che si chiama bavetta, che è questa parte qua che è elettrificata e fa parte del bersaglio, che è la parte che sta all'altezza delle spalle, guanto per proteggere la mano armata ed il fioretto, che nel nostro caso è un fioretto elettrico con una presa che si collega al passante, che è il cavo che passa addosso allo schermitore ed esce poi dalla parte posteriore e si collega poi all'apparecchiatura elettrica per segnalare la stoccata. Tanti i risultati ottenuti dalle giovani promesse della scherma aretina, con la speranza che tra qualche anno ad esultare sul podio olimpico possano esserci proprio loro.